Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio andare a fare il cambio stagione, finalmente mi sono decisa, anche perché finalmente è arrivata la bella stagione. Fino a qualche settimana fa c'era un brutto tempo, si usciva ancora con il giubbino in pelle o comunque il giubbino di jeans perché le temperature non erano altissime, non faceva ancora caldo, ancora pantaloni lunghi e tutto quanto. Invece in questi primi giorni di giugno sembra essere uscito di colpo il caldo, infatti ci sono circa 30 gradi, sono in maniche corte, pantaloncini, perché oggi fa caldissimo e quindi mi sono decisa a fare questo benedetto cambio stagione, che in realtà odio farlo, però è necessario, anche perché specialmente nella mia parte di cabina ho tantissime cose super super invernali. Adesso vi faccio vedere. La parte decisamente più invernale è sicuramente questa, perché come potete vedere ci sono i pellicciotti. C'è ancora il piumino, ci sono qualche giubbino in pelle che magari potrei anche lasciare, ma tutti gli altri cappotti così sono decisamente da togliere. Qui ci sono un sacco di maglioncini di lana pesanti che metto soltanto in inverno, quindi bisogna andare a fare una bella pulizia. Qui sotto, ad esempio, vi tengo le scarpe, ci sono ancora gli stivali, quelli con il pelo all'interno, quindi anche quelli sono da prendere e spostare. Mentre invece dalla parte di sé devo dire che sono un po' più fortunata, però questo suo lato lo farà lui, in quanto i suoi vestiti, pantaloncini corti eccetera sono ancora a casa dei suoi, quindi lo faremo in un secondo momento. Però come potete vedere qua comunque ci sono tutte le magliette a maniche corte, c'è qualche maglioncino a manica lunga che volendo potrebbe restare, qua ci sono tutte le camicie che utilizza comunque anche in estate, quindi bene o male qua bisogna solo andare a sistemare un pochettino, perché a me piace vedere le cose in ordine di colore ed è un po' disordinato al momento, però più di tanto grossi lavori qui non ci sono da fare. Quindi adesso vado a togliere tutte le cose che so sicuramente di non indossare durante questa bella stagione, quindi le cose più pesanti, qualcosina sicuramente lascerò per magari le serate un pochettino più fredde, però tutto il resto lo vado a togliere. E poi all'interno di questo scatolone ci sono le cose, cioè in realtà a parte questo perché è un maglioncino, ci sono le cose leggere, quindi per l'estate. Uno di questi scatoloni, se non ricordo male, è ancora a casa dei miei, dove all'interno ci sono i costumi e cose così, quindi quando poi andremo a sistemare anche la parte di ste andrò a riprendere e finire di sistemare anche la mia, perché appunto non ho tutte le cose qui. Devo dire che questi scatoloni vengono molto utili, sono dei semplici scatoloni di cartone che ho preso da IKEA, costano pochissimo e questi li utilizzo sempre per fare il cambio stagione, proprio perché all'interno ci stanno un sacco di cose, essendo molto molto capiente. Adesso si sta un po' rompendo perché ovviamente essendo di cartone ed essendo molto pieno e quindi pesante, vedete che stanno fuoriuscendo un po' di cose, però sono anche un po' di anni che ce li ho, devo dire, quindi è anche normale. Qua c'è anche un peluche che avevamo preso a Gioia, ma poi non lo usava, quindi l'ho messo via. Nulla, direi di iniziare. 3, 2, 1, via. Ok, ho tolto tutte le cose che so sicuramente di non utilizzare, ho lasciato giusto qualche maglioncino per le sere più fredde, i cassetti ancora non li ho fatti, adesso vado a svuotare completamente tutto quanto e vado a riorganizzare con tutte le cose che ci sono qui. Come prima cosa sono andata a togliere tutti i vestiti che ho deciso di lasciare per pulire per bene l'armadio, in quanto essendo a vista la polvere si fa molto più velocemente e ancora di più in questo periodo, perché lascio sempre le finestre aperte tutto il giorno, visto la bella temperatura, visto le belle giornate di sole che finalmente sono arrivate, e quindi ovviamente la polvere si fa molto più velocemente e molto più spesso. Quindi ho passato per bene lo straccio umido con il Lisoform, che mi piace molto per il profumo che lascia, e dopo sono andata a svuotare lo scatolone con all'interno tutti i vestiti estivi. Alcuni ho notato che si sono leggermente stropicciati nel corso dei mesi, quindi dovrò dare sicuramente una mano di ferro perché sono molto stropicciati. Altri invece sono rimasti perfetti. Poi sono andata a recuperare i maglioncini decisamente invernali, quelli super pesanti, li ho piegati per bene e li ho riposti all'interno dello stesso scatolone, che poi metterò nel sottotetto lontano da qualsiasi cosa, quindi non prenderà neanche la polvere. Poi sono passata al cassetto sempre dedicato ai maglioni, quindi ho selezionato quelli che volevo lasciare e quelli che invece volevo mettere via, quindi sono andata insomma a spostare tutto.
sono andata a togliere anche le berrette e le cuffie di lana che ho aggiunto sempre qui. Sono andata a recuperare alcuni dei vestiti che adesso vado a disporre, li ho messi tutti qui e vado a cambiare le grucce perché non voglio utilizzare queste che sono quelle che avevo a casa dei miei, ma per questa cabina abbiamo preso tutte queste grucce bianche che si trovano sempre da IKEA, quindi adesso vado a cambiare tutte le grucce, inizio ad appendere tutti questi vestiti e mi sono resa conto di avere un sacco di cose estive, molto di più rispetto a quelle invernali. Mi mancano i costumi che devo recuperare a casa dei miei. Io davvero un sacco di cose e probabilmente già che ci sono qualcosa andrò anche a scartarla. E poi sono andata ad appendere tutti i vestiti, alcuni li ho messi in questa parte di armadio, altri invece nella seconda parte, comunque dopo vi faccio vedere per bene tutto. Ho deciso di appendere i vestiti e le camicette, quelli che tendono a stropicciarsi molto di più se stanno piegati nel cassetto, mentre invece le magliettine, le t-shirt, le gonne, i jeans, quelli li ho riposti tutti all'interno del cassetto, ma lo vediamo dopo. Ho deciso di lasciare a vista anche i chiodi in pelle in quanto in certe sere d'estate possono venire utili, quindi li ho lasciati, non li ho messi via. E poi ho dedicato questo piccolo angolino di cabina armadio che nel periodo invernale era rosa, stavolta ho deciso di farlo sull'azzurro, questo tono di colore ultimamente mi sta facendo impazzire. Andata a preparare tutta questa pila che erano poi alcuni dei vestiti contenuti nello scatolone di prima e adesso vado a vedere quello che voglio tenere e quello che voglio invece cestinare o comunque scartare, perché ho già visto qualcosa che so di non mettere, che non metto ormai da diverse estati, quindi sicuramente la scarto. E poi mi sono anche resa conto che le grucce non sono abbastanza, infatti credo di non riuscire ad appendere tutto quanto, quindi sicuramente dovrò andare a IKEA ad acquistarne di nuove. Alcune cose comunque andrò a mettere nei cassetti, perché comunque di cassetti ce ne sono e anche attualmente non sono proprio perfettamente pieni, quindi c'è lo spazio per andare ad inserire anche altre cose. Infatti sto pensando di lasciare tranquillamente anche il cassetto dei jeans lunghi, perché comunque in estate capita ogni tanto di utilizzarli, anche se non sono molto la tipa da jeans, preferisco qualcosa di più comodo, però comunque è un capo che si può indossare tranquillamente anche in estate, quindi questi li lascio. E adesso andiamo a vedere le cose che invece voglio tenere. Sicuramente questa è una magliettina che avevo preso da Primark, simpatica, perfetta per l'estate, molto molto morbida, fresca, ideale per le giornate super afose. Questi pantaloncini li tengo tutti e tre perché li utilizzo, e i pantaloncini corti li ho nel cassetto qui in basso, quindi probabilmente non vedrete niente infatti, però sono qui. Poi questo è un vestito che ho tipo da una vita, 6-7 anni tutti, e mi va anche un pochettino corto, infatti in questi ultimi anni lo stavo utilizzando come copricostume per andare in spiaggia o in piscina, anche perché un po' si è rovinato, quindi questo lo scarto. Questa gonnellina invece la tengo, mi piace un sacco, tutta così plissettata, argentata, e la metto nel reparto delle gonne che è di qui. Poi questa era una maglietta, un crop top che mi aveva regalato mia sorella con la scritta New Influencer, quindi la tengo anche questa. Poi questo vestito lo tengo decisamente, mi piace un sacco, questo è di Zara in semilpelle con questo dettaglio di fiori sul finale sul rosso, e lo metto qui. Poi questi pantaloni sono dei pantaloni lunghi che avrei dovuto utilizzare per la primavera perché erano perfetti sia come colore che come pesantezza, perché sono quelli ideali per la primavera, però mi sono completamente dimenticata, sono rimasti nello scatolone, non so perché, però li lascio fuori perché magari possono venire utili e dopo li metto nel cassetto. Idem questi, sono dei pantaloni culotte bianchi, anche questi perfetti da utilizzare in primavera e estate. Questo è un vestito che adoro, l'ho preso ormai da diversi anni da Zara, però quando lo metto ogni volta mi piace sempre, mi piace il colore, questo giallo fantastico, e poi adoro la scollatura che c'è sulla schiena, questo sta benissimo con l'abbronzatura, e lo mettiamo anche lui qui. Poi questo è un vestito che ho preso sempre da Zara, color senape, ma che ho messo pochissime volte, e l'estate scorsa non l'ho proprio messo, quindi lo scarto e lo metto quindi qua.
Poi questo è un altro vestitino copricostume, perché comunque è tutto aperto, in jeans, ma anche questo non l'ho mai messo, non l'ho più messo, quindi lo scarto. Qui abbiamo una magliettina, no, un toppettino, questo lo tengo, poi lo sistemo. Questa è una magliettina che scarto perché ce l'ho anche questa da un sacco di anni e non l'ho più messa. Un vestitino morbido nero, questo ci sta, ma ho finito le grucce, devo andare a recuperarle di là. Comunque questo lo mettiamo qui. Anche questi pantaloncini sono super super morbidi, sono molto corti in realtà, quindi questi li utilizzo in spiaggia, per andare in piscina oppure per quelle giornate super calde, per stare in casa, presi a New York, e li tengo decisamente e li metto qui e nulla, continuo così. Qui, come potete vedere, sono andata a spostare alcuni vestiti che avevo già messo perché non mi convincevano come erano disposti, quindi ho cambiato qualcosina e alcuni vestiti li ho scartati. Devo dire che ho scartato parecchia roba che però ho passato mia sorella, perché essendo più piccola di me, avendo comunque la stessa taglia, riusciamo a indossare le stesse cose. Quando io scarto qualcosa, al 90% delle volte le tiene lei. In questo primo cassetto sono andata a togliere tutti i maglioncini che c'erano, che abbiamo tolto prima, e sono andata a mettere le gonne lunghe, i vestiti lunghi, comunque dopo nel dettaglio vi faccio vedere bene tutto. Ho aggiunto anche qualche magliettina corta. Insomma, ho fatto questo lavoro, ci ho messo parecchio tempo, devo dire, perché tra una cosa e l'altra ho perso un pomeriggio intero, anche se poi questo lavoro l'ho svolto in due giornate diverse perché ho dovuto interrompere e riprendere in un secondo momento, quindi il giorno dopo avevo degli impegni, ho dovuto lasciare insomma la cabina armadio in disordine. Però sono stata davvero soddisfatta del risultato che è uscito, perché l'ho pulita per bene, ho sistemato, riorganizzato, perché la cosa comunque negativa, diciamo, di avere una cabina armadio è che se non si è ordinati è sempre in disordine, e noi non sempre siamo ordinati, quindi tante volte questa stanza è messa un po' in disordine proprio perché tante volte i vestiti li appoggiamo semplicemente sul ripiano e non li appendiamo come invece dovremmo fare. E quindi insomma vederla così bella in ordine, pulita e ordinata, è una grande soddisfazione. Dovrebbe sempre essere così, ma in realtà non sempre è così. Una cosa che ho notato che manca all'interno della nostra cabina armadio è proprio una scarpiera, perché attualmente le scarpiere le abbiamo in garage. Avendo un garage molto grande, abbiamo deciso di tenere le scarpiere giù, però avendo tante scarpe tante volte restano in disordine perché non avendo un posto qui all'interno della cabina armadio sono sempre appoggiate qui lì, qua e là nella stanza, e quindi si crea disordine. E non so, se avete qualche consiglio da darmi, una soluzione compatta, comunque perché lo spazio che abbiamo disponibile non è tantissimo, fatemi sapere qua sotto nei commenti. E dopo aver sistemato per bene tutta la cabina armadio, sono andata ovviamente a passare prima l'aspirapolvere e dopo il moccio. E finalmente ho finito di sistemare tutto il mio lato. Alla fine ci ho messo 2 giorni e devo dire che non è completamente terminata, in quanto, come vi dicevo ieri, alcune cose sono ancora a casa dei miei, devo andare a recuperarle ed aggiungerle, però sono soddisfatta del risultato perché il più grosso è stato fatto. Ora questo weekend faremo la parte di stick, che come vi dicevo è molto più veloce, e davvero sono super super soddisfatta di come è uscita. Vi faccio vedere. Questa è la nuova disposizione dei vestiti. Anche stavolta sono andata in ordine di colore, quindi partendo dal più chiaro e andando via via verso il più scuro. In questa prima parte sono andata a mettere le magliettine, quindi magliettine a maniche corte, magliettine a tre quarti, un pochettino più eleganti, magliette un po' più casual, camicette rosa. Poi ho messo anche i chiodi in pelle, che nell'eventualità li ho pronti da utilizzare, qualche vestitino, poi sono passata al nero, sempre a chiodi in pelle, e altri vestiti. Poi questa parte più piccola, se vi ricordate la volta scorsa avevo predisposto i vestiti sul rosa, stavolta invece sono andata sull'azzurro,
e adoro questo tono di colore. Anche qua ho messo diverse cose, come ad esempio dei vestiti un po' più estivi, dei vestiti alle maniche a tre quarti, anche qua aggiunto i chiodi in pelle, un gilet di jeans e il giubbino di jeans. Poi da quest'altra parte ho messo tutto il resto. La parte di qua invece non è cambiata, sono rimaste tutte le borse, ho semplicemente dato una bella pulizia. I cassetti, bene o male, questi non sono cambiati. Qui prima c'erano tutte le cuffie per i capelli e adesso appena vado a recuperare i costumi metterò qualcosina qui. Poi in questo cassetto sono andata a mettere le gonne lunghe, vestiti lunghi, ho messo qualche vestitino che volendo si può utilizzare anche in questo periodo, ma che ho utilizzato anche quest'inverno con le calze maglia, e i pantaloni, questi morbidi e belli freschi, le t-shirt. Mentre nel secondo cassetto invece ho lasciato alcune delle cose che avevo anche prima, quindi nell'armadio invernale, magliettine, qualche maglioncino, perché comunque lo spazio c'è, quindi alcune cose le ho lasciate, quelle un pochettino più leggere comunque. In questo terzo cassetto ho tolto tutti i jeans lunghi, ho messo gli shorts, e mi è venuto in mente adesso che sto guardando che tutti gli shorts in jeans che ho, e sono davvero tanti, sono ancora a casa dei miei, quindi andrò ad aggiungerli sicuramente qui. E poi in quest'ultimo cassetto invece ho spostato tutti i jeans lunghi e i leggings. Da questa parte invece qui, come era prima, sono rimasti tutti gli orologi e i gioielli che utilizzo più spesso. Poi in questo cassetto non è cambiato niente perché è rimasto l'intimo. Qui invece ho messo tutte le gonnelline che sono decisamente invernali, le ho messe qua. E anche qui ho messo delle cose invernali, come ad esempio questo maglioncino, quest'altro, e sotto c'è un vestitino, una tutina, con le paillette. C'è questo cassetto che mi dà qualche problema perché non si chiude bene. Qui invece ho lasciato le gonne, ho tolto quelle più pesanti e ho aggiunto queste due che sono molto più leggere, che utilizzo sempre in primavera e in estate. Qui sotto sono andata a togliere gli UGG e ho messo le Converse, che utilizzo molto in estate, poi le altre scarpe sono sempre quelle. Poi qui ho messo, sono andata a prendere, perché la scarpiera ce l'abbiamo giù, quindi sono andata a prendere queste spadriglie, se le ho portate qui, volendo ci starebbe anche un altro paio di scarpe, magari porterò su dei sandaletti, perché questo cassetto alla fine non l'ho mai utilizzato per i vestiti, ma l'ho sempre utilizzato per pantofoline e ciabattine, quindi ho pensato di portare su queste. Poi nel cassetto sopra invece ci sono tutte le cose di Gioia, che adesso non usa decisamente perché sono su tutti i suoi vestitini invernali per quando fa molto freddo. Qui invece ho messo tutti i pigiami o comunque le pantaloni della tuta, le felpe che utilizzo per stare in casa, anche queste decisamente invernali. Invece qui ho lasciato tutte le cose, ci ho messo i pigiamini estivi, pantaloncini estivi, pigiamini, le tutine, ci sono le calze con i glitter, calze tradizionali nere, insomma un po' di cosine solite che si tengono insomma negli armadi. E nulla, questo è il risultato della cabina sistemata. Io sono davvero super soddisfatta del risultato che è uscito, anche perché ho dato anche una bella pulizia all'armadio stesso che ne aveva bisogno. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un pollicino in su. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte per non perdere tutti i prossimi video che caricherò. Vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!